Solitamente si guarda all'India, si guarda ad altri paesi per questo tipo di attività, invece voi guardate al meridione d'Italia addirittura e a Salerno. Ma assolutamente sì, nel senso che è vero che si parla di India, si parla di estero, si parla di posti e di location dove il costo del lavoro è abbastanza basso, diciamo, per tutta una serie di motivi contingenti. Ma attenzione, tutto questo non necessariamente, ma spesso va a discapito di quella che è la qualità, va a discapito di quella che poi è anche la governance dei processi. E ve lo dico anche molto, insomma, ve lo dico non tanto da imprenditore quanto da italiano, sul fatto che effettivamente le competenze e le conoscenze vanno sempre di più all'estero. Cioè, nel momento in cui noi andiamo a dare, come dire, delle attività importanti, quindi delle conoscenze, del know-how, delle tecnologie, su di un mercato indiano, su di un mercato cinese, su di un mercato insomma comunque estero, inevitabilmente noi ci depauperiamo come paese Italia. Ripeto, questo lo dico non tanto da imprenditore quanto da italiano. Quindi questa è la scelta l'attrazione, ecco, l'attrazione o la PIL di Salerno in questa chiave qual è in questo momento storico? L'attrazione è il fatto che qui abbiamo sicuramente trovato un humus molto fertile, quindi sicuramente una amministrazione locale che è disposta ed è disponibile ad ascoltare dei discorsi, è interessata a, come dire, attrarre, diciamo, delle aziende, degli investimenti da parte di terzi, da parte dei privati in modo particolare, e una, come dire, università, quindi un mondo tra virgolette universitario, un mondo quindi accademico, che è stato sensibile anche a, come dire, un tema, come dire, di sviluppo interno di quella che può essere appunto la sua forza lavoro, i suoi studenti. Ecco, l'idea ovviamente è quella di poter iniziare a collaborare con degli studenti, quindi stagisti inizialmente, poi persone che vengono a lavorare in pianta stabile nella nostra struttura, nel nostro organico, e da qui insomma stabilire poi un rapporto appunto con il mondo del lavoro. Chiaro che il rapporto con l'Università di Fisciano è fondamentale da questo punto di vista, altrimenti non avremmo avuto la possibilità in qualche modo di avere un bacino di risorse brave e, come dire, disposte a lavorare ed essere, quindi mettersi in gioco e a discutere di queste tematiche. Come li sceglierete? Ma allora sicuramente contiamo molto sul supporto dell'università, ma noi abbiamo, diciamo, tutta una fase di recruiting, una fase di selezione dei candidati che per noi è assolutamente importante, quindi siamo tra virgolette esperti in questo tipo di tematiche. Tenga conto che nel nostro caso noi non vendiamo prodotti particolari, noi vendiamo servizi fatti da persone, quindi l'elemento umano è la competenza della persona, non soltanto, attenzione, come competenza tecnica, quindi la capacità di fare determinate cose, la conoscenza di poter sviluppare un certo software, di poter analizzare un certo processo, ma anche quelle che sono le componenti tra virgolette umane, per noi sono estremamente importanti. Nella maggior parte dei casi ti trovi, o comunque le risorse ritrovano, a contatto con il cliente, quindi sono, come dire, devono gestire anche situazioni abbastanza particolari, abbastanza complesse, ed ecco che quindi gli elementi tra virgolette umani, le caratteristiche personali oltre che quelle professionali diventano assolutamente importanti. Questo, diciamo, fa parte ormai un po' del nostro DNA, del nostro percorso tra virgolette di selezione delle risorse, di formazione del personale abbastanza articolato, abbastanza, come dire, formalizzato, mettiamola così, e quindi, diciamo, pensiamo di poter essere in grado, sempre con l'aiuto ovviamente di quella che è la struttura locale, di poter selezionare quelli che sono i migliori tra virgolette candidati. Spiega più concretamente cosa succederà a Salerno, cioè cosa porterete a Salerno? Ma allora, dal nostro punto di vista, noi apriamo una nuova business unit. Ripeto, in questo momento noi abbiamo una sede a Roma, una sede a Milano, e abbiamo deciso di aprire una sede nuova anche a Salerno. Quindi la sede inizia operativamente, e speriamo insomma di non avere intoppi particolari, ma dal primo di novembre, dall'inizio di novembre saremo sicuramente attivi e operativi, e inizieremo poi ovviamente a poter fare un percorso di selezione e di screening dei diversi curriculum, delle diverse risorse, eccetera, eccetera, e a fare, diciamo, un percorso poi di formazione delle risorse selezionate qui su Salerno in primis, ma poi subito dopo su quelle che sono le location dei nostri clienti, cioè un training on the job vero e proprio, cioè le risorse vengono mandate da subito, vengono buttate in acqua, mettiamole così, e imparano a nuotare con una piccola formazione iniziale. In questo modo noi siamo in grado e siamo capaci ovviamente di poter formare delle risorse su dei casi concreti, cioè su delle necessità e su delle esigenze e su delle tematiche veramente concrete e reali. Penso che sia il modo migliore, peraltro insomma è il modo, come dire, anche abbastanza più diffuso in tutte quelle che sono le grosse società che lavorano in questo settore, in questo campo. Ok, grazie.